Ciao a tutti ragazzi, come state? Il video di oggi è molto diverso dal solito. Solitamente parlo di news videoludiche, do dei commenti. Oggi invece non le toccherò minimamente, non parlerò di news, di nulla, ma è solamente una domanda per voi. Circa un mese fa ho detto, dichiarato che volevo costruirmi il mio PC da gioco, cioè onestamente non l'ho fatto per il gioco, mi serve con la mia ragazza un PC a casa per lavoro e ho detto perché no, a sto punto facciamolo anche per gioco, perché tanto alla fine se devo farlo, tanto vale farlo per tutto, visto che comunque sono un videogiocatore. Questo non vuol dire che diventerò un PCista, lo ero 10 anni fa, mi piacciono più le console, perciò resterò comunque su console, però aprirò quelle porte a quei giochi che su console non ci sono e che onestamente un pochettino mi mancano. Ecco, dal giorno in cui ho detto questa cosa, mi sono arrivati un pochettino di consigli sui pezzi da comprare, ma soprattutto richieste di gente o comunque dubbi, di gente che mi diceva: mi piacerebbe farlo anche da solo, ma ho paura, non so come muovermi, non so come organizzarmi. E da lì mi è venuta l'idea: al posto che rispondere singolarmente alle singole persone, perché non racchiudere le domande in un unico video e rispondere a tutti assieme, dando i miei consigli, dando le mie rassicurazioni, dando i miei spunti di lavoro o altre cose, comunque dai, per aiutare anche chi non ha mai sembrato un PC o comunque chi non ha mai affrontato queste cose o ha paura di farlo perché pensa che non ci può riuscire, magari dargli quella spinta per poterlo fare. Onestamente, acquistare un PC già fatto non conviene, lo dicono tutti e io lo posso confermare, perciò perché non provare a farlo da solo? Vorrei dare quella piccola spinta da uomo della strada, perciò niente professore, niente professorone che vuole insegnare tutto, ma un consiglio da una persona che attualmente gioca solo su console, una volta era PCista e 10-15 anni fa si assemblava PC da solo e comunque fortunatamente le cose non sono cambiate, come si assemblavano una volta, si assemblano anche adesso, è cambiato poco e niente nel mondo PC. Se questa cosa potrebbe interessarvi, ditemelo, fatemelo sapere sulla mail dell'Angolo di Firenze, tramite YouTube, tramite i commenti di YouTube, tramite Twitter, tramite i messaggi privati di Twitter, come cavolo vi pare, metterò tutti i vari link delle varie mail o dei vari contatti nella descrizione del video. Se non vi interessa nulla, non si farà nulla, era la mia idea così venuta in mente in questi giorni. Ma se vi interessa, mandatemi le domande. È tutto lì l'importante. E riceverò un numero tale di domande che mi possono garantire un video piuttosto completo e piuttosto, diciamo, importante. Lo farò. Se riceverò una o due domande, risponderò tranquillamente i singoli e amen, pace fatta. Però ripeto, mandatemi tutte le vostre domande, i vostri dubbi, i vostri consigli che volete chiedermi. Tutto quello che è inerente comunque al mondo PC. La domanda che non mandatemi e sarebbe inutile è: mi consigli questo sito rispetto a un altro sito per l'importo, per comprare la roba? Onestamente abito in Australia, perciò non so i siti italiani, quelli più convenienti, quelli con spedizioni migliori, quelli con servizio migliore. Ho un paio di link che me li ha mandati Omega Cine, un altro mio amico, però non so se siano i migliori, non so come sia il servizio, perciò consigliarmi qualcosa che non conosco personalmente è una cosa che solitamente non faccio, al massimo vi darò comunque quei link, però ripeto, non li ho mai provati personalmente e penso che dargli quelli australiani sia piuttosto inutile. Detto questo, ciao, ci sentiamo alla prossima. Ripeto, se mandatemi le domande, se volete sapere qualcosa, ditemi anche in questo video un non se ne frega un cazzo, se non ve ne frega un cazzo, amici come prima, ma ripeto, mi piacerebbe farlo, sarebbe una cosa piuttosto carina. Vediamo. Ciao.